Quando è stata l'ultima volta che l'hai sentito? Mi riferisco al momento, l'istante che stai vivendo. La vita è fatta di istanti e di solito la trascorriamo a pensare all'istante appena trascorso e a quello che deve ancora venire. Il primo non esiste più e il secondo non esiste ancora. Ma quando ci prendiamo il tempo di godere appieno dell'unico istante che abbiamo davvero, quello presente? Praticamente mai. E così, giorno dopo giorno, lasciamo che la vita ci passi davanti, come se stessimo attraversando una città splendida dentro un autobus con tutte le tendine tirate. Questo è un piccolo esercizio da provare oggi. Presta la massima attenzione ad ogni singola azione della tua giornata. Quando esci di casa, respira l'aria fresca o calda, nota i suoni di sottofondo e gli odori che ti circondano. Che siano fastidiosi o piacevoli non ha importanza. Quando alzi la cornetta, al lavoro, prova mentre parli ad importi di non fare altro che non sia prestare la massima attenzione a chi sta dall'altra parte. Niente email o occhiate su Facebook. Se incontri qualcuno di persona, fai lo stesso e impegnati a non guardare il telefono per nessun motivo mentre stai parlando, nemmeno se si tratta di guardare che ora è. Quando mangi, assapora ogni boccone, sia una cena a quattro portate o uno snack del pomeriggio. Qualunque cosa tu faccia, non perdere un secondo di quello che la vita ha da offrire. E quando ti accorgi di esserti perso tra mille pensieri che ti hanno portato via dal momento presente, di aver perso l'attenzione in ciò che stavi facendo, schiocca le dita e di a voce alta «Sono tornato». Se non vuoi disturbare qualcuno, dillo a voce bassa, sussurralo, ma dillo. È fondamentale e ti aiuta ad entrare in questa nuova forma di consapevolezza. Riconoscere che eri partito, ma sei tornato. Mi raccomando però, ogni volta che ti trovi a schioccare le dita, non autocriticarti, piuttosto congratulati con te stesso. Quello che conta, infatti, è rendersene conto tante volte quanto serve perché accada sempre meno. Ricorda, il momento presente è solo uno. Uno alla volta e quando è perso per sempre. Non lasciartelo scappare.